ancora allenato, però lo usavamo pochissimo, invece quest'anno abbiamo già fatto un po' di set. Con le racchette le prendiamo. Sì. Ascolta, beh, anche perché poi Bettoffo qui insomma ha giocato, lui poi ha giocato, allenato, Padova, allenato, conosce l'ambiente, sì sì, abbiamo parlato un po', perché noi abbiamo fatto 3 giorni in più rispetto agli altri, quindi abbiamo avuto modo di parlare, di confrontarci e niente, lui mi ha detto come lavorava, io ho detto che a me andava più che bene e basta, poi basta, sembra una brava persona, quindi l'importante è quello. Ok, ascolta invece su quello che insomma, siete in due di portiere, in tre. Siete due insomma che vi giocate il posto. Questo c'è il mister, qualche giorno fa diceva la settimana scorsa deciderà lui, che hanno 15 giorni di tempo per fermo restando che per il portiere un ruolo particolare, quindi una gerarchia là va fatta, i ragazzi hanno 15 giorni di tempo per dimostrarmi chi è il numero 1, chi è il numero 12. Infatti io cercherò di dimostrarlo e poi dopo ripeterò al mister come tutti gli anni, sperando di non incappare più in un infortunio. Domenica c'è la prima ufficiale, avete voglia di scendere in campo? Sì. Sentite l'attesa? Sì, anche perché dopo un mese di preparazione la prima partita ufficiale davanti ai tifosi penso che sia importante. Sia importante poi anche con una discreta squadra, che secondo me Pisa è una buona squadra, quindi la voglia di far bene c'è. Poi dobbiamo passare il turno perché poi giochiamo a Bergamo, quindi diciamo che dobbiamo passarlo, non per forza però quasi. Tornando comunque a te, ha fatto un discorso particolare a voi portieri o... No, ha detto... Ci ha spiegato un po' come la sua... Ha detto chi merita gioca, come con tutti, quindi bisogna sempre allenarsi tutti i giorni per dimostrare di essere, di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte. Prima dell'inizio del ritiro, qualche giorno prima ti avevo chiamato al telefono, che in vacanza in ferie a Milano Marittima. Ah, sì. E ti avevi detto che sostanzialmente, sì, se mi viene detto che me la posso giocare bene, ma io secondo Padova altrimenti non lo faccio. Infatti a me è stato detto chi merita gioca, quindi non c'è nessun tipo di problema. Se dovesse crearsi la situazione che inizia il campionato e visto che Pea ha fatto capire che fa delle scelte, poi c'è quel tipo di gerarchia o comunque insomma di situazione, se dovesse diciamo capitare che parte titolare Silvestri, tu cosa fai? Resti qui oppure resto per giocare il posto? Sì. Ascolta, poi insomma negli ultimi giorni prima Cortina per problemi così sì. Di salute, ieri è stato il turno di Omar per altri motivi. Poi dispiace perché abbiamo perso due elementi fondamentali dello spogliatoio, due ragazzi che c'erano anche l'anno scorso che potevano aiutare i giovani a inserirsi meglio nello spogliatoio e nel contesto di Padova come città e tutto. E quindi abbiamo perso e due ottimi giocatori. Infatti dispiace e niente. Parlato, beh,